Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il prescelto del viaggiatore, arma da supporto esotica aggiunta questa settimana con l'apposita quest. Innanzitutto, per ottenere l'arma dovrete seguire la quest Esodo e aver fatto Esodo preparativi prima. La quest è parecchio lunga ma altrettanto semplice, vi basterà andare da Zavala e seguire le indicazioni, semplicemente vi verrà chiesto di completare assalti, avventure e settori perduti. Ma andiamo a parlare subito delle abilità dell'arma, partendo ovviamente dal perk esotico. Il perk esotico di quest'arma ci permette di accumulare delle cariche di luce per ogni uccisione, che varranno per 3 in crogiolo e per 1 in PvE. Inoltre, tenendo premuto quadrato, potremmo rilasciare queste cariche, che, in base alla quantità accumulata, ricaricheranno le nostre abilità. Inoltre, grazie al secondo perk di quest'arma, questa subirà un buff di velocità di ricarica, maneggevolezza e acquisizione del bersaglio per ogni carica accumulata. Buff che andrà ad annullarsi quando rilasceremo le cariche. Di conseguenza, la meccanica di quest'arma esotica non è particolarmente interessante per quanto riguarda l'arma in sé, ma più che altro funge da supporto per le nostre abilità. Per quanto riguarda quindi il PvE, dove l'arma fa un danno di 51 in testa e di 36 al body, e dove ogni uccisione ci permetterà di accumulare 3 cariche, la sidearm non spicca particolarmente in mezzo alle altre, dato che ha una carenza di 300 colpi al minuto e un caricatore di 15 colpi. È quindi uno degli archetipi più comuni per le sidearm, con l'unica differenza che non può ottenere fuoco automatico, che per esempio in una drang è molto comodo. Come dicevo, in crogiolo il perk esotico dell'arma non ci fornisce un grandissimo aiuto, semplicemente ci fa avere abilità granate corpo a corpo molto più spesso. Questo ovviamente se giochiamo in 6v6 dove killiamo spesso. In una modalità per esempio come le prove leosiride trovo l'arma abbastanza inutile, dato che per rigenerare completamente l'energia di un'abilità ci serviranno 6 cariche, il che vuol dire almeno 2 uccisioni. In una modalità competitiva quindi preferirei utilizzare armi molto più utili come un Suros Regiment o addirittura un Bobina. Mentre per quanto riguarda il 6v6 potremmo dedicare uno slot esotico a quest'arma, che tuttavia non renderà le nostre partite esageratamente migliori, ma magari ci farà divertire lanciando qualche granata in più. E farà quindi contento il nostro caro Lord Shax. Tuttavia l'arma forse potrebbe trovare un'utilità migliore in PvE. Qui, al contrario che in PvP, un'uccisione ci darà una carica, e ne serviranno sempre 6 per ricaricare un'abilità. Probabilmente quindi utilizzerei quest'arma soprattutto per la pulizia, utilizzando magari anche le granate. A seconda poi ovviamente delle granate possiamo trovare varie applicazioni. Per esempio in una boss battle in cui troviamo anche tanti nemici inferiori, possiamo uccidere nemici inferiori magari per ricaricare la granata soppressiva del titano, per poi lanciarla al boss e appunto avere un buff del danno. Oppure semplicemente in una zona in cui dobbiamo pulire parecchio possiamo utilizzare la granata impulsi con la rete elettrica dello stregone. Diciamo che l'applicazione non è esattamente specifica, potete utilizzare l'arma come meglio credete. In generale però non stravolgerà le nostre partite, magari ci darà qualche piccolo aiuto ma niente di speciale. Andando a vedere le caratteristiche generali dell'arma, questa ha una gittata e un impatto nella media, un rinculo abbastanza basso e come abbiamo già detto un caricatore di 15 colpi e una carenza di 300 colpi al minuto. Il che, ribadisco, la rendono una sidearm completamente nella media. Quindi ragazzi io spero che il video vi sia stato utile, se così è stato lasciate like, commentate e condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.